Sempre per chi decide di iniziare un lavoro come professionista nell'ambito della ristorazione, della cucina professionale, quindi come cuoco, come chef, parliamo di come spostare i coltelli. Molti di noi cuochi hanno i propri coltelli personali, io per esempio sono tra questi, viaggio sempre solo con i miei coltelli e uso solo questi, quindi mi sono posto il problema di come andare in giro per il mondo con questi coltelli. Tenete presente che in certe nazioni, se viaggiate in auto o in treno e avete dei coltelli, dovete pagare una piccola tassa, quindi informatevi bene. Per esempio in Svizzera è così, si paga una tassa per portare non tanto i coltelli quanto qualunque strumento di lavoro, quindi che sia il computer piuttosto che la cazzuola del muratore o il coltello appunto per il cuoco, dovete pagare una piccola tassa. Poi molti non lo fanno, però sappiate che se vi fermano ve la faranno pagare, potrebbero farvi anche pagare la multa per non averla esplicitata, quindi vale la pena di informarsi. Se viaggiate in aereo, i coltelli, a dispetto di quanto molti pensano, sono in realtà ben accetti, non c'è nessun problema, però ovviamente non potete portarli nel bagaglio a mano, devono essere portati nel bagaglio che poi va in stiva, ovviamente opportunamente protetti, e ovviamente attenzione ai furti, perché se viaggiate verso paesi dove il furto ha un'incidenza più alta negli aeroporti, sappiatelo, perché magari non è il caso di portare i vostri coltelli più preziosi. In alcuni ambiti però dovete informarvi con la specifica compagnia aerea con cui volate, è possibile portare il coltello anche nel bagaglio a mano, per esempio si può fare in Giappone. Poi qui però ovviamente vi conviene informarvi. Se decidete di telefonare per avere informazioni, sappiate che le telefonate sono due: una la compagnia aerea, che potrebbe avere dei propri vincoli sulla cosa, un'altra invece telefonata va fatta all'aeroporto, perché anche l'aeroporto può avere dei vincoli che non sono gli stessi della compagnia aerea. Quindi se voi fate queste due telefonate, con queste due telefonate siete garantiti. Però quello che posso dirvi senza ulteriore bisogno di indagini è che in qualunque nazione, se i coltelli li mettete nel bagaglio che poi manderete in stiva, non avrete problemi. Ovviamente suggerisco il coprilama per evitare che i coltelli possano danneggiarsi in qualche modo. Come al solito, se avete domande ponetele nei commenti in basso, dove posso rispondere volentieri. Buona cucina a tutti!